Ciao bruciatori di legno della domenica, benvenuti su Cosmo Channel. Avete presente quando... Avete presente? Questo succede perché non utilizzate il kerf giusto, o perlomeno non conoscete che cos'è il kerf. Beh, oggi te lo spiego e ti spiego come passare da questo a questo. Vi spiego velocemente che cos'è il kerf, perché è una cosa veramente molto molto semplice. Avete presente quando con un seghetto, qualsiasi tipo di seghetto, noi andiamo a tagliare un pannello o un pezzo di legno? Ecco, il seghetto asporterà una certa porzione di questo legno, che è dato dallo spessore della sega. Per esempio, questa qui, che è una sega giapponese molto 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 fina, ha uno spessore di ben 0,34 mm. Ciò vuol dire che dalle nostre misure, cioè se qualcosa deve essere di 100 mm e andiamo a tagliare esattamente sui 100 mm, questo asporterà un pochettino di materiale, andando effettivamente a togliere qualcosa dai quei 100 mm. Quindi la misura non sarà più 100 mm, ma sarà 100 mm meno lo spessore della sega. Quando noi andiamo a tagliare del materiale con un incisore laser, stiamo appunto asportando una determinata porzione di quel materiale, che è dato dallo spessore del nostro fascio laser. Ogni laser naturalmente ha, in base al diametro del punto di fuoco, una quantità di materiale che viene bruciato. Più è grosso il punto di fuoco, più materiale viene bruciato, quindi il taglio viene più largo. Attenzione, questo dipende anche dal materiale. Perché, per esempio, quando noi andiamo a tagliare del legno e abbiamo un punto di messa a fuoco di 1 mm per 1 mm, il laser toglierà 1 mm dalle nostre misure. Ma se noi andiamo a tagliare del materiale plastico, come può essere anche il vinile, ecco che il calore va a restringere quel materiale che viene tagliato, e quindi questa distanza aumenta, perché appunto i lembi che vengono tagliati si vanno a restringere. Quindi invece di avere 1 mm avremo anche 2 mm. Quindi tutto quello che ti mostrerò dipenderà esclusivamente dal materiale e dall'incisore laser. Non ci accorgiamo dell'esistenza del kerf finché non creiamo queste scatoline, che hanno delle ditina che vanno a incastrarsi alle ditina opposte. Normalmente queste scatole sono costruite in modo tale da non utilizzare della colla, perché appunto si vanno ad incastrare, e spesso, se viene fatto molto molto bene, questo incastro è veramente molto rigido. Ma se noi non consideriamo il kerf, potremmo avere dei problemi, come per esempio degli incastri che non si incastrano, quindi vanno veramente molto molto laschi, e quindi abbiamo la necessità di incollare le varie parti della scatolina. Questo succede perché gli incastri vengono elaborati in base alle dimensioni che noi gli andiamo a dare. Quindi, scusate il mio disegno veramente fatto male, ma io non sono assolutamente preciso. Ecco qua, questo per esempio viene considerato come 5 mm, quindi la parte opposta deve avere le stesse dimensioni o poco meno, 5 mm. Quindi questa si va a incastrare qui. Ma se il nostro laser ha un punto di messa a fuoco molto largo, comunque non andiamo a considerare il kerf, il laser si posizionerà esattamente sopra la linea di 5 mm. Quindi questo laser mi andrà a mangiare una porzione in più di 5 mm. Quindi non sarà più 5 mm il nostro incastro, ma saranno 5 mm più la metà del diametro del nostro fascio, nel nostro punto di messa a fuoco da una parte e la metà dall'altra, quindi andando esattamente a togliere il diametro del nostro punto di messa a fuoco, che nei laser buoni è molto stretto, quindi questo kerf è veramente ridottissimo, mentre nei laser meno buoni avremo un kerf veramente tanto tanto alto. Quindi questi incastri non si incastreranno mai. Come risolvere questo problema? Ve lo faccio vedere subito. Adesso, come calcolare questo kerf? Ci sono tantissimi modi per capire qual kerf: fare tante prove, creare un test, prendere il calibro, misurare, fare cose strane. Ma noi siamo dei bruciatori di legno della domenica molto molto pigri, e quindi utilizziamo
strumenti che sono già stati fatti da qualcun altro e che noi sfruttiamo. Vi lascio naturalmente il link in descrizione di questo strumento. È uno strumento che genera dei test per il KERF. È molto molto semplice da utilizzare. Iniziamo con il KERF minore. Generalmente si sta dai meno 0,2 ai più 0,2. Io così per prova voglio fare da meno 0,3 a più 0,3. Naturalmente se poi il test non va bene per il vostro laser dovete aumentare questo range o anche diminuirlo. Lasciamo step 0,1 mm, quindi mi creerà tanti test, tanti tipi di KERF diversi che vanno dai meno 0,3 ai più 0,3. Cut setting, qui dobbiamo mettere le impostazioni del taglio. Io so benissimo che questo materiale lo taglio con la mia EnjoyWood da 20 watt a 300 mm al minuto, potenza 80%, quindi lascio 80%, 300 mm al minuto. Attenzione, speed units, lasciamolo, portiamolo in millimetri al minuto, altrimenti non funziona. Andiamo a rifare qui i 300. Label, possiamo scrivere qualcosa nel nostro test, perché questo test vale solamente per questo materiale, non vale per altro materiale con spessori diversi. Questo perché? Perché il punto di messa a fuoco è conico, quindi maggiore è lo spessore che andiamo a tagliare, maggiore sarà il materiale che andiamo a togliere, proprio perché il fascio è conico, quindi per quel materiale dobbiamo poi rifare il test. Non scrivo nessuna nota nel materiale, label power per scrivere i vari numerini, lascio, facciamo un 2000 mm al minuto con una velocità, con una potenza del 50%, è più che sufficiente. Poi possiamo decidere se fare un test rettangolare oppure a cerchio. Io lascio rettangolare perché è quello che serve a me. Genero. Una volta che me l'ha generata, posso aprirlo direttamente con Lightburn, che mi genera appunto un file Lightburn, quindi non un file che poi va elaborato su Lightburn, ma proprio un file di progetto Lightburn. Ed ecco il test che mi viene generato. Mi ha creato 7 test, ogni test ha un layer diverso perché a ogni layer è associato un KERF diverso. Dove si va a impostare questo KERF? Aprendo le impostazioni del layer avremo l'offset KERF millimetri. In questo caso meno 0,3 è un KERF interno, cioè mi va a bruciare leggermente più verso l'interno. Quindi se noi utilizziamo un KERF 0 e vediamo che non si incastrano perché va troppo forte, allora dobbiamo mangiarci un pochettino verso l'interno per allargare questo spazio. Mentre se noi andiamo ad aprire invece uno 0,20 per esempio, che è questo qui, 0,20, mi va verso l'esterno, quindi mi va a bruciare un pochettino di più. Mando in incisione questa lavorazione e una volta che ho fatto vi faccio vedere il risultato. Ed ecco i test che vanno da meno 30 a 30 con il KERF 0, cioè in questo test non è stato impostato nessun tipo di KERF. Partiamo da questo, quindi partiamo da un KERF 0. Come vedete l'incastro non va bene perché è troppo lasco. Meno 0,10, come vedete più si va a KERF negativo e più questo lasco aumenta. Ecco qua. Con meno 30 questo spazio aumenta ancora di più. Vuol dire che il nostro laser ha un KERF positivo, quindi vediamo il 0,10. Come vedete già si incastra molto molto meglio, ma ancora non ci siamo perché rimane un po' lasco. E con 0,20 abbiamo un incastro un po' troppo stretto, quindi rischiamo di rompere i dentini. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un altro test che mi vada a generare dei KERF che vanno da 0,10 a 0,20 per vedere quale KERF è perfetto per il nostro laser. Diciamo, ecco, io creo magari un test che vada da 0,15 perché 0,10 è molto lasco, quindi da 0,15 a 0,19 perché 0,20 ce l'abbiamo. Ed ecco i test, partiamo da 0,15
E abbiamo un incastro quasi quasi perfetto, però ancora un pochettino lasco. Quindi andiamo con 0,16 e abbiamo un incastro perfetto. Diciamo che è veramente veramente molto molto stretto. Possiamo forse salire a 0,17? Vediamo un po'. 0,17, perfetto. Sì, 0,17, guardate, è veramente molto molto stretto. 0,18 penso che sia troppo stretto, infatti è troppo stretto, no? No, 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 rischiamo di rompere poi i dentini. Quindi il kerf giusto per il mio laser è 0,17. Adesso, quando andiamo a creare la nostra scatolina tramite un sito, per esempio boxes.py, link in descrizione, lasciamo per esempio burn 0,1, che sarebbe appunto la correzione del taglio laser, lo lasciamo su 0,1, che va benissimo. Andiamo su download, andiamo a importare il file. Questo è il file che ci servirà per tagliare la nostra scatolina. Questo lo cancello perché non mi serve, gli do che tutto deve essere tagliato. Quindi adesso ho il layer di taglio. E in questa impostazione vado a inserirmi l'offset kerf. In questa casellina vado a inserire l'offset kerf giusto per il mio laser e giusto anche per questo materiale che abbiamo detto essere 0,17. Lui mi dà esterno, come vedete qui mi dà esterno. Ok, adesso tutto ciò che viene tagliato con il layer 00 mi andrà a togliere il kerf di 0,17 mm. Naturalmente, quando dobbiamo incidere o dobbiamo tagliare qualcosa dove il kerf non ci serve, ricordiamoci di togliere quelle impostazioni, altrimenti le nostre incisioni saranno sempre un po' più piccole o più grandi in base al kerf che abbiamo selezionato. Per questo video è tutto, ti ricordo che ti devi iscrivere al canale, altrimenti sono ammazzate. Lascia un like se il video ti è piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!